il capitano bianconero Francesco Gagliardi. Francesco, siamo al termine dell'anno solare 2020, un anno veramente sfortunatissimo. Qual è il bilancio della Pianese? Ma sicuramente non è stato un anno facile per tutte le vicissitudini che ci sono state, insomma, l'altro anno, e comunque anche l'inizio di questo campionato non è stato facile. Diciamo che è meglio ripartire da un 2021, speriamo che sia più positivo. Senti, quella di Lega Pro, che esperienza è stata? Ma è sicuramente stata un'esperienza bella dal punto di vista personale, emozionante. Chiaro che poi alla fine il risultato del sul campo non è stato positivo, sia per noi, per la squadra, per tutta la società della Pianese, quindi sicuramente il bilancio, diciamo, è un po' più negativo. Senti Francesco, il campionato di quest'anno sicuramente incide tantissimo la pandemia e ha colpito tutto il paese, non solo. Al momento la Pianese occupa purtroppo le zone basse della classifica. Come lo valuti questo campionato? Come ho detto, stavamo campionato, eravamo partiti bene la prima giornata, seguita da anche buone prestazioni, come tuttora abbiamo fatto, però purtroppo i risultati sul campo non ci danno questa sicurezza del giocare bene e magari anche vincere, quindi sicuramente penso che la squadra gli manchi davvero poco per fare il salto di qualità. È chiaro che bisogna volerlo tutti, e penso che in questo 2021 si possa fare sicuramente di meglio, perché le qualità, le basi ci sono tutte. Senti, te per concludere, 10 anni alla Pianese sono veramente tante, non è poco. Cosa si è dato a questa società, al presidente Sani, al direttore Pagaggini in questo decennio? Sicuramente è ancora un'esperienza che vivo molto, con molto piacere, perché comunque io qui sto bene, mi sono sentito sempre voluto bene a casa, comunque non mi vedo con altre maglie addosso. Credo che la Pianese sia l'ultima squadra con cui giocherò, quindi sicuramente devo ringraziare tutti quelli che mi hanno tenuto qua fino ad ora, perché comunque appunto sto bene, mi sento bene qua su a Piancastagnaio.